Per la serie Biblioteca Esoterica continuiamo a vedere qualche libro. Ancora una volta chiedo scusa agli amanti dell'esoterismo, ma faccio una piccola digressione, visto e considerato che chi come me esegue spesso e volentieri delle consulenze che spessissimo hanno come tema l'amore. Indico anche dei libri che possano in qualche modo aiutarvi a fare delle considerazioni un po' più, un po' logiche anche rispetto all'amore, cioè senza andare a vedere le questioni energetiche, anche semplicemente logiche e psicologiche. Quindi andiamo a vedere un altro libro di uno psicologo che si chiama Francesco Alberoni, Ti amo. Questo è un altro must che tutti coloro che, hanno problemi di relazione forse dovrebbero leggere. È un libro dove si vanno ad analizzare in maniera molto semplice e anche molto ben descritta tutte quante le varie situazioni amorose. Ve ne leggo una, tanto una, ma leggo una piccola parte solo per darvi un'idea. Dispetti e provocazioni. Quando l'amore declina, le frustrazioni che i membri della coppia si fanno l'un l'altro non vengono più minimizzate, perdonate e dimenticate. Producono rabbia, risentimento. Giorno dopo giorno si crea così un cumulo di rancore che poi spesso si sfoga in dispetti e provocazioni. Il dispetto è un atto aggressivo in cui chi lo fa tiene celato il suo gesto, così l'altro non può rimproverarlo. Lui cadrà dalle nuvole e risponderà pieno di sdegno: come hai il coraggio di accusarmi di tanta meschinità? Se qualcuno mi insulta apertamente, io posso rispondergli, ma se mi minaccia in modo, ma se mi minaccia, posso minacciarlo anch'io. Ma di fronte a un dispetto, o rinuncio o devo accettare il suo gioco, fargli un altro dispetto e via così. Il gioco, come ha mostrato lo psicologo Eric Berne, una volta iniziato, è un recinto magico, una barriera mentale che il soggetto non riesce più a infrangere. Vedendo l'ultima villania che gli è stata fatta, sarà preso da una collera cieca e penserà solo a vendicarsi con una rappresaglia adeguata e via. E poi c'è tutta quanto l'excursus appunto sulla questione dispetti e come eventualmente come funzionano, insomma, tutti questi meccanismi psicologici. Vederli effettivamente ci può aiutare a evitare di entrare dentro a questi meccanismi o anche semplicemente a capire a che punto siamo della relazione. Perché se, per esempio, ci troviamo dentro una relazione dove questi meccanismi sono oramai all'ordine del giorno, è chiaro che c'è qualcosa che non va. Allora, per l'ennesima volta vi ho dato un libro che non è esattamente esoterico, però a volte serve anche fermarsi su qualcosa di più materiale, cioè o più mentale. E quindi, in questo caso, Francesco Alberoni, ti amo.